Non so se voi riusciate a sentirmi. Se riuscite a sentirmi, ditemi qualcosa. Non so neanche perché va a scatti. Fatemi controllare sul cellulare. Siete online? C'è qualcuno che mi sta guardando? Vediamo se va, eh. Dovrebbe andare. Dovrebbe andare. Allora. Dovrebbe andare adesso. Devo mettere il telefono di qui, ragazzi, qua. Anzi, no, lascia il computer acceso. Niente, ragazzi, benvenuti nel mio backstage. Sto registrando dei video perché ho visto che ci sono dei bei video tag che ho preso tra video tag, ve li posso dire già anteprima. Uno è quello degli anni 90 che ho appena finito di registrare. Ne devo registrare uno del cinema, poi uno della musica e uno di domande un po' miste. Spero che vi piaccia. Dovrebbe uscire, se tutto va bene, questa settimana. Sto notando che questi video tag mi stanno piacendo un sacco, quindi ho detto dai, facciamo questo video tag. Scusate un po' il casino, la sedia qua mi serve per appoggiare questo. Anche se dovrei prendere una specie di pinza per attaccare le domande. Poi ovviamente qua c'ho la mia luce, qua c'ho anche la mia macchina fotografica e poi qua c'ho la mia luce gigante, ovviamente il mio green screen favoloso che mi è stato regalato ed è bellissimo, infatti lo adoro. E niente, ragazzi, io vi auguro buona visione. Se volete scrivermi, scrivetemi pure, che io appena finito di registrare durante la pausa vi saluto tutto qua. Ragazzi, io continuo a registrare i miei video, va bene? Godetevi la live, la diretta. Allora, devo fare il video cinema. Devo fare il video cinema, adesso sono 25 domande. Allora. Domande ci sono. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video tag. Video tag sul cinema. Ho trovato in rete queste 25 domande sul cinema, trasformandole in un video tag e eccomi qua a fare il video tag con voi. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video, come
commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Non vi preoccupate, perché tutti i miei social li troverete qui nell'angolo che appariranno magicamente. Partiamo subito allora, 25 domande sul cinema. Iniziamo, domanda numero 1. Il personaggio cinematografico che vorresti essere? Beh, mi piacerebbe tantissimo essere Brad Pitt. Brad Pitt è, insomma, vita ragazza, è un bel pezzo di figo, Ve lo farei anche. Forse questa domanda loro, questa risposta loro non ho chiusa. Ma chi se ne frega? Andiamo avanti. Domanda numero 2. Genere che ami e genere che odi? Allora, genere che amo, i film, tutti quelli che mi fa vedere, quindi comici, commedie. Quelli che odio sono proprio quelli di guerra, western, quelli pallosi, cioè generi pallosi, abbiamo capito qua. Domanda 3. Preferisci i film in lingua originale o doppiati? Allora, vi dico la verità, io alcuni film li devo vedere in lingua originale per capire meglio. C'è un film, ad esempio, che è spagnolo, che tocca vederlo proprio in spagnolo e non in italiano, perché in italiano non c'è capito niente. Però ovviamente la maggior parte dei film li guardo, li vedo in italiano. Però se ho dei film in particolare li guardo in lingua originale. Poi domanda numero 4. L'ultimo film che hai comprato? L'ultimo film che ho comprato? Ho comprato il Blu-ray di Mars Attack, che è in offerta da Mediamarkt. Bellissimo film, ve lo consiglio. Poi domanda numero 5. Sei mai andato al cinema da solo? Sì, di una volta, mi è capitato 2 anni fa. Quando sono andato a rivedere i Goonies, che c'è stata l'anniversario della loro uscita, del 30° o 40°, se non mi ricordo, e ho iniziato a vedere Goonies al cinema da solo. Cioè, bellissimo, ragazzi, ve lo consiglio anche come film, perché è veramente bello. Questi ragazzi che vanno, che trovano questa mappa, poi vanno a trovare il tesoro, molto, 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 molto bello. Poi, numero 6, cosa ne pensi del Blu-ray? Blu-ray per me è stata una scoperta. Io prima non avevo un lettore Blu-ray, quindi vedevo i film a qualità normale. Poi, da quando ho preso la PlayStation 3, che è anche un lettore Blu-ray, ho detto, cominciamo a prendere i film in Blu-ray, almeno vediamo qualcosa di molto più bello in alta definizione. Quindi per me Blu-ray per tutta la vita. Poi, domanda numero 7. Che rapporto hai col 3D? Allora, a me il 3D piace tantissimo. Io purtroppo non ho un televisore 3D. Poche volte ho avuto l'occasione di vedere film in 3D, parlando anche di cinema, anche casalinghe che hanno un televisore 3D, poche volte. Però, sinceramente, se avessi un televisore 3D e un lettore Blu-ray 3D lo guarderei senza problemi. Poi, domanda numero 8. Cosa rende un film uno dei tuoi preferiti? Allora, cosa rende un film preferito? La storia e la comicità, e anche come è strutturata le scene, e quello che mi fanno venire voglia di dire che quello è il mio film preferito. Quindi è questo. Poi, domanda numero 9. Preferisci vedere i film da solo in compagnia? Li vedo sia da solo che in compagnia, non ho una preferenza. Poi, domanda numero 10. Ultimo film visto al cinema oppure no? Ho visto l'altro ieri su Sky On Demand Grease, il tipo film degli anni 70 con Elton John, sto dicendo, no, Elton John, no, con, aiuto, non mi ricordo come si chiama l'attore, John Travolta, ecco, con John Travolta e Olivia Newton-John, cioè, a me mi è tanto piaciuto essere Danny Zuko, tantissimo Danny Zuko. Poi, domanda numero 11, un film che fa riflettere. Beh, io ho visto Schindler's List quando andavo alle medie. È un film molto, fa molto riflettere, perché parla della guerra, del nazismo, dei campi di concentramento. È un po' crudo anche come film. Se vi piacciono i film storici che parlano di cose realmente accadute, Schindler's List ve lo consiglio. Ho visto già che durerà tra le 3 e le 4 ore, quindi armatevi di santa pazienza a vederlo tutto. E vedetelo tutto in una sola volta, perché se lo vedete a pezzi non capite proprio tutta la storia. Poi, domanda numero 12. Un film che fa ridere, a me piace tantissimo Fantozzi. Infatti ho tutti i film di Fantozzi, Paolo Villaggio, che è stato un grande attore, un grande personaggio, e la sua comicità che ha tirato fuori attraverso il ragionier Ugo Fantozzi, per me supera ogni altro film comico. Quindi Fantozzi per me
Forever, Forever and Ever. Poi, domanda numero 13, un film che fa piangere. Ne ho tantissimi, però se devo dire, il primo che mi viene in mente di film che mi fa piangere, E.T., cioè io saranno ragazzi, saranno 15 anni che non guardo E.T., non voglio neanche guardarlo perché io comincio a piangere dall'inizio alla fine del film. È bellissimo perché diciamo la verità, ragazzi, chi di noi non si è affezionato a questo piccolo alieno che è venuto sulla Terra? E la parte finale del film è quella più triste. Quindi E.T. per me è il film che mi ha fatto più piangere in assoluto, ma ce ne sono altri, eh. Poi, domanda numero 14, un film orribile. Allora, un film orribile, cioè, non mi piacciono i film horror perché mi fanno l'ansia, per me tutti i film horror sono orribili, non mi piacciono. Sì, c'è qualche film non tanto horror che mi piace, tipo L'Esorcista, adesso non mi ricordo come si chiamava, Arancia Meccanica, è un altro che non mi ricordo, che l'ho comprato recentemente. Che non so, cioè, sono del genere horror, ma non sono così horror. Se voglio vedere un film horror, deve essere leggero. Non, di sicuro non voglio mai vedere un film tipo Freddy vs. Jason, Freddy Krueger, lasciar perdere. O The Ring. The Ring è un thriller per dire, però mi ha letteralmente disturbato perché mi ha fatto male. O It, ragazzi, l'ultimo It che è uscito al cinema, cioè, io sono stato malissimo. L'ho visto al cinema con i miei amici la prima parte e sono stato male. Cioè, ho detto ragazzi, io o esco o non vedo o vedo il film con gli occhi coperti. In effetti, It l'ho visto, in realtà ho visto solo la parte 1, l'ho vista con gli occhi coperti perché stavo veramente male. Poi sono anche ansioso, fate un po' voi. Poi, domanda 15, un film che non avrei visto perché ti sei addormentato. Adesso qua vi mettete a ridere. Allora, un film che non sono riuscito mai a vedere è stato Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. Mi ricordo che è andato a vederlo con un'amica, eravamo da soli nella sala, fate il conto che ero andato a vedere questo film verso le 11:30 di sera. Ho visto la prima mezz'ora, poi mi sono addormentato, mi sono svegliato a film finito. Mi sono mangiato le mani, ragazzi, perché non ho visto quel film, perché io adoro la macchina Harry Potter. Ho dovuto aspettare qualche anno dopo che uscisse il DVD per capire com'era uscita, com'era finita la storia di Harry Potter. Guardate, se ci penso mi mangerei le mani. Domanda numero 16. Un film che non hai visto perché stai facendo le cosacce? In che senso cosacce? Se stavi per dire se un film porno, no. Non credo, cioè, non ho mai non visto un film che faccio le cosacce. Cioè, preferisco vedere un film che fare le cosacce. Ma perché domanda è? Boh, non lo so. Andiamo avanti. Domanda numero 17. Il film più lungo che hai visto? Harry Potter, adesso mi ricordo che non pare Harry Potter e Calici. No, no. È stato Avatar, ragazzi. Il film più lungo che ho visto è stato Avatar. Mamma mia, ragazzi, mai più, mai più. Era il mio primo film che avevo visto con gli occhiali 3D, non vi dico il mal di occhi. Quello è stato l'unico film della mia vita che l'ho visto tutto in un fiato, più lungo, roba da matti, roba da matti. Poi, domanda numero 18, un film che ti ha deluso. Un film che mi ha deluso? Sapete che non ce ne sono, cioè io i film mi piacciono, non ce n'è uno in particolare che mi ha deluso. Sono molto belli, quindi questa domanda la salterei anche. Poi, numero 20, un film che sarà a memoria. Beh, io so a memoria tutta la serie di Fantozzi. Cioè, io potrei anche raccontare i film di Fantozzi a occhi chiusi. Potrei fare una roba del genere, voi che ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi, domanda numero 20. Un film che hai visto al cinema perché ti hanno trascinato. Il Signore degli Anelli. Il primo Signore degli Anelli ho visto. Due palle, ragazzi. Mi dispiace per quelli che adorano quel film, però io il Signore degli Anelli non lo posso sopportare, non mi è mai piaciuto. Non è un tipo di film che adoro. E i miei amici mi hanno trascinato a vedere quello film. Già.
Poi, domanda numero 21, il film più bello tratto da un libro. Allora, io ho visto Io e Marley, bellissimo film che è stato tratto appunto da un libro di questa famiglia che adotta questo cane Marley, che però alla fine questo cane muore, quindi anche lui, lacrimoni, pianti, eccetera, eccetera. Comunque è stato un bellissimo film. Poi, domanda numero 22, il film più datato che hai visto? Un film che da tanto che ho visto mi piace un sacco, Tempi moderni con Charlie Chaplin, se non è più datato di così, dei primi anni 30, anni 40, cioè poi Charlie Chaplin, diciamo la verità, era un grande della comicità del cinema muto e non solo, quindi tanto rispetto per lui. Poi domanda numero 23, miglior colonna sonora, quella di Harry Potter, mi piace tantissimo la colonna sonora di Harry Potter. Top, top. Domanda numero 24, miglior saga, Harry Potter. Domanda numero 25, miglior remake. Remake. Sono di dire la verità, non ho mai visto remake di film. No, non ho mai visto remake di film. E passiamo adesso al tag. Taggo in questo video Deborah Stopazzolo, Edi e Katie, canale di Coppa, e Daniele di S3, che dovranno anche loro fare un video risposta sul tag del cinema. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, vi ringrazio e ci vediamo prestissimo a un nuovo video. Ciao! Mi sono impapinato, porca troia. Vediamo chi è che mi scrive. Chi c'è? Ciao Vale! Ne ho ancora due di fare adesso. Però vorrei fare un attimo merenda, così la faccio con voi. Arrivo subito, sparisco dietro qua! Mi sono può registrare. Ragazzi, sono tornato! È che c'è la porta che è dietro lì. Aspettate che facciamo le merende insieme. Prima di continuare il video. Vediamo anche chi c'è, chi sta guardando. Però. Allora, oggi faccio merenda con questo. Le nuvole sottili. Cos'è? Nuvole. No. Sottilissime sfoglie fondente nero della pellicola. Buono. Molto buone. Voi che state facendo di bello? Valentina mi ha scritto che stavano pranzando. Cavolo, sono venute adesso, che sono le 4. C'è molto buono ragazzi, questo è il mio acqua, sono molto buono. Molto buona la faccia, non ti vuole mai.
è già finito. Noi sono rientrati adesso da una passeggiata. Dovevo andare anch'io a fare la passeggiata, per essere sincero. Ho detto no, dai, stiamo qua e facciamo, creiamo su ancora un po' di video. Io non vedo l'ora di tornare. Più di che tornare, non vedo l'ora di uscire ancora e andare a fare un po' di video in esterna. Tanto sto controllando un po' i messaggi che mi sono arrivati sul cellulare. Allora, dobbiamo adesso fare il tag della musica. Mi metto a lavoro sperando che i miei non mi rompano le palle, perché ogni volta che faccio video mentre sto registrando mi devono entrare in diretta. Mi tocca rifare tutto, sinceramente non c'ho voglia. Partiamo subito. Ma devo controllare una roba. Devo controllare se è uscito bene il video. In due video, perché se sono usciti da male devo rifare tutto. E mi rompere anche le palle di fare tutti i video. Devo anche comprarmi una fotocamera più decente. Ok, il primo c'è. Allora. Cinque. 4, 3, 2, 1. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video tag. Il video tag di oggi è sulla musica. Vediamo un po' che domande ci sono riguardanti appunto questo tag e vi do anche le risposte. Ho trovato questo video tag. Cominciamo subito ragazzi, qua potete vedere i miei errori. Odio di fare video. Però se sposto questo po' più su me non potete sentire. Mi potete sentire adesso! Ok. 5, 4, 3, 2. Ma sta andando? Non lo sta andando veramente. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video tag.
Il Vital di oggi che voglio proporre è quello della musica, musica in generale. Ho trovato questo Vital su internet con queste domande, queste 20 domande, e sono qua a proporlo anche a voi. Alla fine del video taggherò 3 persone che dovranno anche loro fare un video tag di risposta. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video e di seguirmi in tutti i miei social. Non vi preoccupate, perché tutti i link e tutti i miei contatti social li troverate. No, è uscito benissimo, ragazzi. Vedete, a volte c'è stata una volta che ho dovuto rifare 40.000 volte il video. Quale video era? Non mi ricordo. Ma era settimana scorsa, avevo fatto un video e l'ho rifatto 40.000 volte. Due palle. E Dio c'è la mandibona. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video tag riguardante la musica in generale. Questo video tag l'ho trovato su internet con queste 20 domande, vediamo le risposte. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per non perdere nessun mio nuovo video. Mi raccomando, commentate, condividete e seguitemi anche nei miei altri social che vi metto qua nell'animazione, vi troverete tutti i social. Allora, 20 domande, alla fine del tag dirò quali persone dovranno fare un video di risposta. Iniziamo subito con la domanda numero 1. La canzone che ascolti di più in questo periodo? Allora, per chi mi conosce sa che io ascolto musiche un po' di tutto il mondo, quello italiano un po' di meno, sono sincero. Ultimamente sto ascoltando il mio gruppo preferito croato, che si chiamano Colonia, e la canzone che sto ascoltando spesso è Tarkotide Malimoi. Se vi siete persi la prima puntata del Club Rotation Dance Chart, andate a vederla, perché lì faccio vedere il video, è molto molto bella. Anche se è cantata in croato, è molto ballabile e anche orecchiabile. Poi, domanda più 2. La canzone più brutta in assoluta, in assoluto. Non credo che ci siano canzoni brutte, io non abbia mai sentito canzoni brutte, quindi per me tutte le canzoni sono belle. Domanda numero 3. La canzone che vorresti dedicare al tuo ragazzo se ne avessi uno? Beh, diciamo che un dei miei ex mi aveva dedicato la canzone, adesso non mi ricordo il titolo, è quella della Bella Bestia. Quella che faceva: ti sorprenderà come il sole adesso, non mi ricordo il titolo, quella è bellissima, in effetti quando me la dedicava piangevo perché era troppo bella. Però io sono romantico, però se devo decidere una canzone da dedicare al mio ragazzo ci devo pensare, perché ce ne sono tantissime. Poi, domanda numero 4, la tua canzone da piccolo? Adesso mi mettete a ridere, a me piace, fin da piccolo ho sempre ascoltato la canzone di Sabrina Salerno, Boys, che anche qua avevo fatto una puntata speciale di Club Rotation Dance Chart su Sabrina Salerno, per recuperare, quindi Boys da piccolo, la sapevo a memoria, ragazzi. Poi, domanda 5, un video che hai gradito molto? Ai tempi ho gradito il video appunto di Sabrina Salerno, Boys, perché venivo con le tette. Poi ovviamente i gusti miei sono cambiati, però poi vediamo sempre. Poi andiamo avanti, domanda numero 6, un artista che ti è scaduto profondamente? Bella domanda questa, non credo che gli artisti mi siano scaduti profondamente, perché io credo che un artista è bravo dall'inizio alla fine, non trovo nessuna lacuna, anche durante l'arco del tempo, per me non c'è nessun artista che è bravo. Domanda numero 9, la canzone discotica per eccellenza? L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Qua per i veri intenditori sanno di che canzone sto parlando. Poi, domanda numero 8, il più bel testo straniero? Mi piace tantissimo Bad Romance di Lady Gaga,
Ha un bel testo, quello di Gaudio è uno dei miei cantanti preferiti, quindi non posso che parlare bene di lei, delle sue musiche, soprattutto dei suoi testi. Poi andiamo avanti, domanda numero 9, la canzone che ti chiama Session. Hot Stuff di Donna Summer, che poi risponderei, cioè mettetemi su quella, vi apro un mondo. Andiamo avanti. Domanda numero 10, una sigla televisiva che adori. Cioè, a me è sempre piaciuta la canzone, quella di Non era Rai, ma come bella, che ho intenzione anche di rifare una canzone con l'aiuto di alcuni miei amici youtuber, però è un progetto, non posso dire ancora nulla. Poi, domanda numero 11, la canzone da viaggio. Sì, Viaggiare di Lucio Battisti. A me piace un casino Lucio Battisti e credo che la canzone Se Viaggiare sia la canzone che mi fa rilassare, mi fa stare bene durante i miei viaggi. E non per questo si chiama Sì, Viaggiare. Poi, domanda numero 12, la cantante più carina, Lady Gaga. Come ho detto, Lady Gaga. Poi, domanda numero 13, il numero di canzoni che sa a memoria. Ci dovrei pensare su mezz'ora, però alcune, non tante, però alcune. Poi domanda numero 14, la canzone più cantata in una gita. Cioè io mi ricordo alle medie, alle elementari, quando andavamo in gita si cantava Vamos a la playa, o la canzone di Riviera degli anni 80. Poi domanda numero 15, una canzone che ti ricorda il liceo e una propria in particolare. Beh, non è venire in mente Matti, siamo tutti matti, quella di Ciao Darwin, in quel tempo io andavo alle superiori e io la canticchiavo nella mia testa perché in quell'istituto dove andavo a scuola avevo dei matti, soprattutto nella mia classe. Poi domanda numero 16, il tuo genere preferito? Mi piace discoteca, pop, house, commerciale. Domanda numero 17, una canzone che ti ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere appunto la canzone che mi aveva dedicato il mio ex della mia bestia, che mi ricordo più. Poi andiamo avanti con la domanda numero 18, la tua canzone preferita. Bad Romance, di Gaga. Poi, domanda numero 19, cantante preferito, preferito, l'ho già detto, Lady Gaga. Gruppo preferito, domanda 20, i Colonia. Sono veramente, veramente bravo. E adesso ragazzi siamo giunti al target. Target, Giusy Estetista, il mondo Italia Vita 92 e Essi Viventi dovranno fare anche loro un video di risposta a questo target sulla musica. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, vi abbraccio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Devo cambiare la batteria, ragazzi, perché mi si è scaricata. Ultimamente queste batterie qua non mi prendono più il cavolo. Fortuna che ce n'ho una che è carica e una che è scarica. Chiedo scusa, devo mettere anche questa. Poi devo dire che devo montare tutti i video. Mamma mia. Ok. Ragazzi, siamo arrivati al tag l'ultimo con 35 domande. Mamma mia. Non mi ricordo neanche come ho chiamato il tag. Devo controllare sul computer. Domande per me? Cioè, fantasia portami via, eh?
Domande per me, fantasia proprio per me. Non me lo segno perché sono mimetico. Non posso mettere niente di musica perché sennò qua mi trova la musica, non va bene, mi blocca. Se lo metto sulla macchina fotografica mi faccio registrare. Alla faccia di chi mi vuole male. Io mi sembra mettere qui, devo controllare che sia dritto la cosa. Ok, ci siamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Video tag, domande per me. Ho voluto chiamare questo tag domande per me perché sono delle domande che vi faccio conoscere meglio ai nuovi iscritti del mio canale. Quindi ho preparato 35 domande per i nuovi iscritti che non mi conoscono o si sono appena iscritti del mio canale e vogliono conoscere di più. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdersi il nuovo video, commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Non vi preoccupate perché tutti i social li trovate qui sotto, nell'animazione. Partiamo subito ragazzi, 35 domande. Alla fine tanto tre persone che dovranno anche loro fare i video di risposta. Partiamo subito. Domanda numero 1. Che lavoro fai? Al momento faccio il falegname, tra qualche mese la mia vita rimarrò disoccupata. 2. Chi ami? Al momento nessuno. Al momento non amo nessuno. Domanda 3. Hai abbastanza soldi? Il giusto che mi serve per campare. 4. Sei in salute? Diciamo né sì né no, un po' di problemini, però cerco sempre di andare avanti nonostante questo. Poi 5, domanda 5, pensi di essere una bella persona? Io non mi reputo né bello né brutto, dite voi. Poi domanda numero 6, quanti anni hai? 2 domeniche fa ho compiuto 38 anni. Domanda numero 7, chi è il tuo migliore amico? Allora, la mia migliore sono due, due miei migliori amici. Prima è la mia amica Alessandra, spero che stai guardando questo video, ti voglio bene, che è un'amica che mi è stata vicino in momenti abbastanza difficili, e invece il mio migliore amico si chiama Oreste, che sono con lui, ciao Oreste, che l'ho conosciuto a inizio anno, ed è veramente un grande, quindi ragazzi, tanto di cuore ti voglio bene. Poi, domanda numero 8, qual era il tuo sogno da bambino? Da bambino io volevo fare il tarot. Però alla fine ho fatto il falegname, che è molto molto più interessante. Poi domanda numero 9, spesso ridi? Chi mi fa ridere? Rido. Se uno mi fa ridere, rido tantissimo. Poi se mi inizio a ridere io non smetto più. Che cosa ti fa sorridere? Domanda numero 10. La felicità, vedere la gente che sta bene, vedere dei miei amici
che stanno bene insieme, ma quello mi rende felice. Preferisco vedere felici loro che io. Forse questa domanda sarà un po' da egoista, però è quello che ho sempre detto. Preferisco vedere due persone esterne che stanno bene, che sono felici, piuttosto che te stesso. Poi andiamo avanti. Domanda numero 11. Chi è il tuo peggior nemico? Peggior nemico? Bella domanda, bella domanda. Per par condicio non diciamo niente. Non diciamo niente. Poi andiamo avanti, domanda numero 12, dove vivi? Abito nella provincia. Poi domanda numero 13, pensi di essere forte? Io non sono mai forte. Ho un carattere debole e fragile, quindi non sono forte. Domanda numero 14, qual è la cosa più importante che hai fatto finora? Diciamo che ho conosciuto molta gente da YouTube, vedo che la cosa che mi ha fatto veramente piacere conoscere appunto questa nuova gente, spero ancora di conoscere più avanti ancora gente. Questo mi fa molto molto piacere. Qual è la cosa, domanda 15, più stupida che hai fatto nella vita? La cosa più stupida che ho fatto nella vita magari è frequentare queste compagnie. Poi domanda numero 16, ami te stesso? No, per niente. Domanda 17, che cosa temi di più della vita? Io temo che tutto questo male che stiamo vivendo non finisca mai. Poi domanda numero 18, qual è la tua parola preferita? Ciao, perché è la parola che uso 99 su 100 ogni giorno, perché saluto tutti, saluto anche il gatto, anche lui, il computer, ciao, cioè saluto tutti. Poi domanda numero 19, qual è l'ultima volta che pianto? Anche qua dovrei, non posso dirlo, censuriamo perché sennò verrebbe fuori un casino. Domanda numero 20, qual è la cosa migliore che ti potrebbe capitare ora? Cosa mi potrebbe capitare? Che il mio capo mi chiamasse e mi dice: Daniel, ti riassumiamo, non c'è più la crisi, ripartiamo a lavorare come vecchietti. Quello sarebbe un bellissimo regalo. Poi, domanda numero 21, qual è la cosa peggiore che ti potrebbe capitare ora? Che non trovo più lavoro da qua per il resto della vita, ma non siamo così pessimisti, cerchiamo sempre di andare avanti. Poi, domanda numero 22. Come diventa a 5 anni? Vecchio, mi vecchio con meno capelli, magari sarò ancora su YouTube, magari sono morto, chi lo sa. Poi domanda 23, è qualche impianto? Ho qualche impianto di non essermi applicato abbastanza nelle superiori, sono stato bocciato due volte. Sinceramente se mi fossi applicato di più nello studio a quest'ora non avrei fatto neanche il falegname, perché ho fatto la scuola di elettricista, quindi direttamente elettricista. Poi domanda numero 24, qual è la prima cosa che fai quando ti svegli al mattino? Guardo il cellulare e mando il buongiorno a tutti. Poi domanda 25, cosa pensi di solito prima di addormentarti? Che finalmente la giornata è finita, mi addormento e sono pronto, bello carico per affrontare anche il risveglio della giornata. Poi domanda numero 26, qual è il punto più alto in questo stato? Il punto più alto? In una ruota panoramica di una parte sono di corpo qua, è veramente alto, infatti si soffro un po' male, perché soffro leggermente di vertigini. Poi domanda numero 27, se avessi la possibilità di cambiare una cosa nella tua vita, proprio ora, cosa cambieresti? Forse ragazzi cambierei il mio orientamento sessuale, credo sì. Ne avevo parlato anche in un video, sicuramente se non ci fosse... Se non fossi gay, questi casini non sarebbero mai successi. Vi dico sinceramente. Poi, domanda numero 28. Perché cosa sei orgoglioso di te? Della mia semplicità, della mia fantasia, della mia manualità nel fare le cose. Non sessuali, mettiamolo in chiaro. Poi, domanda numero... Oddio, domanda numero 29, riassumi la tua vita in una frase. Ah, così un po' per pensarci.
fatto ridere la frase. Non lo so, ragazzi, mi trovate in preparato. Se magari mi viene in mente la frase, ve la scrivo qui sotto. Perché dovresti fare pensarci, però. Ve la scrivo qui sotto se mi viene in mente. Al momento che sto registrando questo video, mi viene in mente. Ma comunque, la state vedendo perché è questa la frase. Poi, domanda 3, indica ciò che dà più fastidio nella vita. Le persone false, quello sempre, le persone false, quelle che prendono in giro la gente, solo per far del male, non sapendo che cosa c'è dietro alle storie, queste cose qua. Poi, domanda numero 31, qual è la prima domanda che faresti io? Perché sono qua? Domanda numero 32, alle seguenti. Sì, essendo segreti non li posso dire. Poi domanda 33, che cosa ti fa ridere? La compagnia della gente che ti fa star bene, quello che ti fa ridere e star bene. Domanda numero 34, sei felice? Allora ragazzi, non sto passando un bel periodo, quindi non sono tanto felice, cerco di essere tranquillo più. Se mi dite sei tranquillo, io, sì. Domanda 35, tagga qualcuno. Allora ragazzi, taggo Daniel DS3, il mondo del 1992 e Deborah Scopazzolo, che dovranno fare anche loro un video di risposta a questo taglio. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, vi mando un bacione, un abbraccione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ragazzi, ce l'avete fatto, ho finito di registrare il video! Devo smontare tutto. Smontiamo tutto! Ma tolgo anche questo perché sennò lì... Intanto resto ancora in live, intanto che smonto tutto. Così mi metto al lavoro e faccio e non monto tutti i video. Non mi vedete. Sì, c'è un po', ho un po' la camera in aria, Non fateci caso. A proposito, auguri a tutte le donne, oggi è l'8 maggio. Mi sono dimenticato di dirlo già quando avevo aperto la live. Sono le 16:40, mi sa che fino a stasera alle 7 sarò qua a montare il video, poi non so quando usciranno i video, cioè sicuramente uno voglio far uscire domani, magari potrei far uscire da domani, ma magari martedì, fino a venerdì ci saranno i dettagli. Se smontiamo un po' anche gli iscritti.
grandissimo, ragazzi. Queste le nascondo qui sotto, voi non lo vedete, ma qui sotto c'è un cassetto, anzi la valentina, mettiamo dentro questo, poi non ho neanche controllato se il video è uscito bene, no, immaginate se è uscito il video male, devo rifare tutto, devo tirare fuori tutto, che palle. Arrivo subito, ragazzi. Cinque minuti, ragazzi, poi io stacco la live, perché mi serve il computer e devo elaborare un po' di roba. Eh? Era lì? No, non ho detto niente per... Guarda. No. Sto finito di fare la live. Mi servono un po' le domande. Mamma mia, c'è un mio di roba da fare oggi. Cosa mi fai? Ho messo al contrario questo. Ok. Devo mettermi le occhiali. Guardate in termini, non ci vedo. Per questi chiari poi mi posso neanche utilizzare anche in scrivere che spariscono. Ok, allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa live di Grande Piros Backstage. Niente, ragazzi, io adesso comincerò a elaborare i video. Usciranno da domani, quindi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, usciranno 3 video tag, non perdeteli. Mi raccomando, che cosa? Niente, vi ringrazio per aver visto la diretta e ci vediamo prestissimo. Un bacione, ciao ragazzi, ciao ciao.